Cambio programmazione Rai del 31 dicembre, slitta che verrà, l'eredità non si ferma. Cambio programmazione su Rai 1 nel corso della giornata del 31 dicembre 2022. La notizia della morte del Papa Emerito Benedetto XVI ha portato a uno stravolgimento del palinsesto della rete ammiraglia. Le modifiche riguardano la fascia del pomeriggio, ma anche quella del prime time. Dato che ci sarà uno slittamento lato all'orario di inizio dell'anno che verrà. Il tradizionale show di fine anno condotto da Amadeus. Il cambio programmazione Rai del 31 dicembre riguarda la fascia del primo pomeriggio della rete ammiraglia. La morte del Papa Emerito Benedetto XVI ha portato il TG1 a scendere in campo con un lungo speciale che occuperà tutta la fascia del pomeriggio. Lo speciale del notiziario diretto da Monica Maggioni andrà in onda fino alle 18:40 circa. Prendendo così anche il posto di Italia Sì, il talk show del sabato pomeriggio condotto da Marco Liorni. Di cui oggi era prevista una nuova puntata in diretta su Rai 1. L'eredità non si ferma, alle 18:45 la linea passerà al quiz preserale condotto da Flavio Insinna che, nonostante lo stravolgimento e il cambio programmazione Rai, non subirà delle modifiche. La nuova puntata, l'ultima di questo 2022, sarà regolarmente in onda nella fascia del preserale e accompagnerà così il pubblico fino all'inizio del TG1 delle 20. Dedicato in buona parte alla notizia della scomparsa di Benedetto XVI. A seguire alle 20:30 ci sarà spazio per il tradizionale messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica. Sergio Mattarella, che andrà in onda a reti unificate sui vari canali della TV di Stato e durerà all'incirca 20 minuti. Subito dopo il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, ci sarà spazio per un nuovo speciale del TG1 che occuperà la fascia dell'ex prime time. Dedicato sempre alla scomparsa del Papa Emerito. Di conseguenza, questo speciale porterà a uno slittamento dell'anno che verrà, lo show di fine anno condotto da Amadeus. La messa in onda del programma in un primo momento era prevista dalle 21 in diretta da Perugia, tuttavia. Dopo il cambio programmazione, l'anno che verrà prenderà la linea a partire dalle 21:30 circa e andrà avanti regolarmente fino alle 2 di notte. Sfidandosi con Capodanno in musica, lo show di fine anno condotto da Federica Panicucci. Trasmesso live da Genova su Canale 5.